Allora, siamo qua con vicepresidente Davide Borsatti al termine di una partita vinta con merito, vinta in maniera estremamente netta. Sicuramente possiamo lasciare un attimo a parte il capitolo dell'espulsione di Vujačić, sicuramente voi ci tenevate tantissimo, tanti parlavano insomma di vendetta dopo la Final Eight di Coppa Italia. Tralasciando i termini come vendetta, però sicuramente ci tenevate, insomma, dopo la sconfitta dell'andata, adesso siamo meno due da Torino con la differenza canestro a nostro favore, insomma sicuramente c'è tanto da essere contenti stasera. Sì, certo, credo che hai detto tutto tu, una bella vittoria dopo la salvezza in sostanza matematica conseguita con la gara con Pesaro. Ci eravamo detti che ogni partita ce la saremmo giocata e volevamo vincerla per provare a sperare qualcosa in più. La prima partita contro una squadra direttamente interessata ai playoff l'abbiamo vinta, abbiamo anche ribaltato la differenza canestri, quindi motivo in più per chiudere il discorso salvezza e guardare davanti con tutte le speranze possibili, tenendo conto che se arriverà sarà un obiettivo straordinario e se non arriverà sarà comunque una stagione importante coronata con una salvezza conseguita a parecchie giornate dalla fine. Ecco, bravo, mi hai anticipato una domanda perché insomma Meo finalmente si è sbottonato e ha pronunciato la tanto temuta parola playoff. La società nella tua persona adesso comincia a parlarne, insomma sognare come hai detto tu è lecito, è una bagarre perché praticamente siamo in sei squadre per quattro posti, però insomma adesso purtroppo forse possiamo dire che arriva la sosta per noi. Purtroppo arriva la sosta, però naturalmente questo dipende da Reggio che sta giocando la Coppa, auguriamo a loro sicuramente di andare avanti e siamo in tanti credo per quattro posti e sognare non costa nulla, quindi siamo pronti a giocarcela con tutti. Adesso arrivano gli scontri diretti con Reggio, con Bologna e con Trento, se non ricordo male, prima c'è Avellino e poi c'è Trento, quindi ce la giochiamo tutto in casa e speriamo che con l'appoggio del nostro pubblico si possa arrivare a questa fatidica quota 30 che io la considero come la soglia per l'accesso ai playoff quest'anno. Ecco, quest'anno si è parlato tante volte del concetto di squadra, del tutti sono importanti. Questa sera in una delle vittorie più belle della Vanoli, tutti a referto, anche chi magari ha fatto un pochino più di fatica, penso a Marco Portannese, però che non ha mai fatto mancare il suo impegno, veniva da quella brutta palla persa di Sassari che probabilmente gli era rimasta un po' addosso, è riuscito a sbloccarsi anche lui, insomma 10 uomini a referto, tante belle cose come diciamo sempre dagli italiani, insomma vuol dire che quest'estate, dopo magari un passo falso della scorsa stagione, quest'estate ci avete visto lunghissimo come al solito. Sì, diciamo siamo contenti della vittoria, siamo contenti per come è venuta perché come hai detto tu si vince di squadra e abbiamo vinto questa sera, si è veramente dimostrata la squadra. E ho notato un particolare alla fine quando c'era Ruzzeri in campo e Travis che dalla panchina lo consigliava sul da farsi, questo è sintomo di un gruppo coeso, di un gruppo straordinario che alla fine il talento paga ma il gruppo è altrettanto fondamentale. Quindi complimenti a voi e in bocca al lupo, grazie mille Davide, grazie. Buona serata.